16 milioni di euro tra le tappe dell'ufficio della costruzione per l'anno 2022, e questi 16 milioni di euro hanno per i lavori del documento sismico per l'Istituto d'Arte, parliamo di 3 milioni e 3, realizzazione del complesso scolastico del piano 9 milioni e mezzo, lavori di adeguamento sismico scuola regionale del formazione di Piacalli per un fondo di 1 milione e 370. La cosa che ci teniamo è che siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 2 milioni e mezzo per un nuovo contenitore provvisorio. Questo è importante perché tutti gli investimenti, tutti i lavori che vengono fatti in testi scolastici, logicamente sono interventi molto invasivi, quindi occorre avere un contenitore, e questo devo dire che siamo riusciti ad avere questo finanziamento. Questo contenitore ci permetterà di lavorare in maniera molto più veloce e in sicurezza. Sicuramente questo è un contenitore, è una struttura nuova che andremo poi a reinserire nel patrimonio scolastico, quindi potrà essere anche la sede di una nuova scuola, sempre logicamente di proprietà della